dal 2012 vivi a New York. Hai rincorso Hollywood? Allora, ciao a tutti, io sono qui a New York dal 2012, dal gennaio del 2012, sono 3 anni che vivo a New York e diciamo che da quando ho 4 anni che cerco di rincorrere Hollywood. Ho studiato prima recitazione nelle Marche, poi a Roma e poi una volta che mi sono laureata ho detto mamma, papà, appendetevi questa laurea che io adesso proseguo con la mia strada e vado a New York. Ed è stato semplice inserirti nel mondo dello spettacolo? Diciamo proprio di no, nel senso che ancora tuttora insomma, si fatica soprattutto perché la dimensione newyorkese americana ha delle alte varianti, c'è molta competizione, forse anche più che a Roma dove vivevo, perché comunque è una piscina ancora più grossa. Poi con l'accento italiano, che però non voglio perdere perché è una caratteristica comunque mia e non voglio togliermelo, però diciamo non è così semplice. E la burocrazia per lavorare è stata un ostacolo? Beh, New York è famosa per non essere facile a lasciare questi visti che tutti desideriamo, quindi mi sono andata da fare, ho avuto un pizzico di fortuna, direi, perché all'inizio mi ero trasferita per studiare, avevo fatto un master di recitazione lì a New York, dove poi ho avuto fortuna perché una delle tante attrici che era mia collega in questo, un'attrice americana lei, che era la mia collega in questo master. Una sera cena siamo diventate amiche, mi ha svelato di essere una produttrice in realtà, lei aveva una casa di produzione in California e mi ha detto che in me vedeva di tanto talento e che secondo lei mi sarei meritata di vivere nel loro paese, quindi a New York, e di lavorare. Quindi si è proposta come sponsor. Beh, complimenti. E parlando di burocrazia, viene spesso evocata per chi vive negli USA l'assicurazione sanitaria. Tu come sei organizzata? Assicurazione sanitaria è un altro dei tasti dolenti. Io, essendo ancora giovane, sotto un certo termine, diciamo, di età, ho avuto molta fortuna con un'assicurazione internazionale. Quindi, per esempio, per molti stranieri ci sono due scelte, due opzioni, o farla con un'assicurazione americana, quindi in loco, oppure ci sono ancora delle buone assicurazioni internazionali che coprono e hanno dei vantaggi, come anche riguardo i prezzi. Ma a volte torni a lavorare anche in Italia, che differenze ci sono? Ci sono differenze, loro hanno un modo molto più quadrato di lavorare, cioè nel senso tu inizi un progetto e sai da dove parti, cosa c'è in mezzo e come finirai. Poi ci possono essere dei problemi, ci possono essere insomma cose, cambiamenti, però è molto limpido. Qua in Italia ogni volta che si inizia un progetto non sai mai dove finirai. A proposito dell'Italia, so che sei impegnata in un progetto con Expo, raccontaci. Sono stata selezionata e poi sono stata scelta, quindi assunta dalla Regione Marche insieme ad altri 4 filmmaker, perché oltre ad essere attrice negli ultimi 2 anni sono anche filmmaker, videomaker, quindi faccio video. E sono stata selezionata con la mia casa di produzione, perché ho anche una casa di produzione fondata 2 anni fa da me. Sono venuta in Italia e ho fatto delle riprese per 3 video. E a New York si parla di Expo? Sì, si parla non tanto quanto in Europa, direi che forse in Europa è più sentito l'Expo. E frequenti altri italiani a New York? Sì, anche se all'inizio si dice sempre non frequentare italiani così impari meglio l'inglese, però finiamo sempre tutti insieme, non c'è niente da fare. Hai vissuto a Fano, a Pesaro, a Roma e infine a New York. Quale di queste città è quella del tuo futuro? Città del mio futuro? Sono una girandolona, come mi chiamano i miei amici, quindi non so se nella lista ne entreranno tante altre città. Io me lo auguro perché a me piace cambiare e spostarmi. Beh, Alessia, in qualsiasi città sceglierai di andare, noi ti auguriamo una grandissima fortuna e grazie per la cartolina. Grazie a voi e un abbraccio enorme da New York.